No future for science without contamination. Non c'è futuro per la scienza senza contaminazione. E per iniziare questo messaggio voglio partire da un esempio. Da un esempio mutuato dalla biologia e dall'agricoltura. Contamination and cross-fertilization sono due termini che derivano dalla biologia e che indicano come noi possiamo mettere assieme i caratteri genetici di due individui diversi per generare un nuovo individuo migliore, più forte, più resistente all'ambiente esterno, più capace di sopravvivere in condizioni estreme. Qualcosa che i nostri agricoltori e gli agricoltori di tutto il mondo hanno sempre fatto, facendo gli innesti, creando nuovi ceppi genetici di piante capaci di vivere in condizioni estreme, migliaia di anni prima l'invenzione della biologia molecolare e del DNA ricombinante. Ora, inizio con un esempio un po' provocatorio. La pianta della coca, Erythroxylum coca, e non inizio da questo per stimolare delle abitudini, diciamo, un po' discutibili, ma perché questo è un esempio virtuoso di quello che voglio dirvi. Ora, i coltivatori della Bolivia e del Perù da anni selezionano le piante di coca migliori. E come fanno? Ogni anno, alla fine della stagione, loro raccolgono la piantina rimasta nella zona più buia della compagna in cui coltivano, nella zona dove non arriva mai la luce del sole, nella zona battuta dal vento, più esposta alle intemperie, dove il 99,9% delle piantine muore. Ma quell'unica piantina che sopravvive è la più resistente di tutti. E loro la prendono e la portano subito ad un livello di altitudine superiore. Di nuovo la coltivano lì, nelle condizioni peggiori. E poi la riprenderanno ancora più resistente. La porteranno sempre più in alto, fino a generare le piante che noi abbiamo adesso. I ceppi di Erythroxylum coca che vivono a 4.500 metri di altitudine e che contengono le quantità migliori di una cocaina purissima. Ecco, questo è quello che gli agricoltori hanno fatto da anni, mescolare i caratteri genetici. Questi sono la contamination e la cross-fertilization che poi è stata mutuata anche in altri ambiti, è stata adottata, questi termini sono stati adottati per esempio dal business, semplicemente per indicare le nuove policies aziendali che vogliono portare nuovi metodi, nuove persone, nuove competenze all'interno della stessa azienda, in modo da sviluppare una nuova generazione di metodologie, una nuova generazione di competenze e di professioni che permettono di sopravvivere meglio e di crescere nella competitività del nostro ambiente. Ora, la contaminazione, la cross-fertilization, in realtà sono stati il motore del mondo, il motore della scienza intesa come conoscenza. Perché all'inizio, tantissimi millenni fa, c'era una sola scienza. Pensiamo ai grandi filosofi del passato, pensiamo ad Aristotele, a Parmenide, a Socrate. Che cosa facevano? Elaboravano teorie filosofiche sulla vita, sulla morte, ma erano anche dei grandi scienziati. Erano riusciti a capire che la natura è fatta di atomi, senza avere le grandi tecnologie che noi abbiamo a disposizione oggi. Pensiamo per esempio a Seneca, che per primo ipotizzò la natura fisica del pensiero astratto, la natura fisica delle parole, anticipando di millenni quello che poi poco fa hanno dimostrato i neurobiologi. E questo è stato vero sempre nel corso della scienza. Pensiamo a Leonardo, siamo già nel Medioevo, Leonardo che incarnava l'uomo artistico, l'uomo umanista, l'uomo tecnologico. Quindi la scienza si è sempre nutrita di contaminazione, perché lo scienziato ha sempre cercato la contaminazione, l'ha sempre esercitata, perché capiva che era da lì che veniva l'innovazione. E l'ha sempre esercitata, per esempio, con alcuni comandamenti che venivano trasmessi da una generazione all'altra. Guarda le cose con occhi nuovi, sii unbiased, liberati da tutti i preconcetti, guarda le cose vedendo come sono e non cercare di interpretarle come vorresti. La grande Rita Levi-Montalcini lo diceva sempre nel suo libro L'elogio dell'imperfezione, dice ai ricercatori di oggi, quando ottieni un dato che non sa interpretare, non tentare di farlo
di inserirlo per forza nella tua teoria. Mettilo da parte, mettilo in un cassetto e poi ogni tanto vai a guardarlo, perché prima o poi ti dirà qualcosa. Oppure il grande scienziato vivente Jeffrey Bernstock, che ho avuto l'onore di avere come maestro, un anglo-australiano, anche lui diceva: esci dalla tua comfort zone, sii anarchico, perché non c'è progresso senza anarchia, non c'è progresso se non rompi i dogmi del passato. E infatti Jeff, quando aveva 20 anni a University College London, aveva creato un club un pochino originale, The Challengers. E The Challengers erano una serie di ragazzi di 20 anni, chi biologo, chi fisico, chi matematico, chi storico, chi economista, che una volta a settimana si radunava a University College e decideva di rompere un dogma. E sceglievano una volta un dogma della matematica, una volta della biologia e lo confutavano, perché sapevano che era solo confutando i dogmi, abbattendo i dogmi del passato, che la scienza può progredire. E molti altri, poi dopo l'hanno detto, sii veloce e guarda il mondo, guarda tutte le cose belle che ha fatto l'uomo e poi prendi quelle cose e portale all'interno del tuo mondo. E poi sii user-centric, e cioè non trasferire semplicemente le tecnologie da un ambito all'altro, ma importa le persone, trasferisci le persone, fai vivere alle persone le esperienze degli altri. E questo è stato sempre vero per la scienza. Un piccolo esempio ancora, il laboratorio di Camillo Golgi a Pavia nel secolo scorso. Camillo Golgi che vinse il Nobel perché per primo riuscì a fotografare i neuroni, sviluppando quella reazione nera che gli permetteva di vedere i neuroni e tutta la loro arborizzazione e tutta la loro organizzazione nel cervello. Però il suo laboratorio a Pavia, un laboratorio dove ogni giorno si faceva una nuova scoperta, non era frequentato solo da anatomici, da fisiologi, da biologi o da istologi, ma era frequentato da un teologo, da un filosofo come Achille Ratti, che poi divenne papa. Era frequentato, quella non dovrebbe stare dov'è, va bene, la spostiamo dopo. Era frequentato da Agostino Gemelli, che poi avrebbe fondato l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Era frequentato da navigatori, da esploratori, da Nansen, che poi ha scoperto il circolo polare artico, era frequentato da psichiatri, da neurologi, da neurobiologi. Perché? Perché era proprio da quella contaminazione che veniva fuori il meglio. Ora, questo processo è andato avanti per tanto tempo, fino a pochi decenni fa, quando sono successe alcune cose nuove, belle, che però hanno avuto anche degli effetti collaterali imprevisti. Che cosa è successo a partire dagli anni 60? Abbiamo iniziato a sviluppare un progresso tecnologico straordinario. Abbiamo sviluppato nuovissime tecnologie che ci hanno permesso di raffinare tutti i nostri sistemi di indagine molto in profondità. Faccio un esempio dalla medicina, che è quello che vi posso fare meglio. Abbiamo sviluppato la cardiologia, la pneumologia, la nefrologia, a livelli elevatissimi che ci hanno permesso di risolvere tante malattie. Però questo altissimo grado di specializzazione, pur avendo dei grandi vantaggi, che cosa ha prodotto? Ha prodotto una parcellizzazione del sapere. Per cui un medico diventava solo un grandissimo cardiologo, un grandissimo nefrologo, un grandissimo epatologo, ma a fatica capiva di tutto il resto. E quindi la mano destra ha iniziato a non sapere più cosa faceva la sinistra, e quindi un cardiologo non riusciva neanche più a parlare con un epatologo, perché non si capivano. Quindi dall'altissima grado di specializzazione, dall'altissima tecnologia, è purtroppo derivata una parcellizzazione del sapere, che ha avuto anche delle conseguenze molto gravi, stando sempre nella medicina. Ha disumanizzato in parte la medicina, perché il medico ha iniziato a guardare il paziente non più in maniera olistica, come aveva fatto fino a quel momento, ma lo guardava come se guardasse un organo, ad un insieme di organi. E tanto è vero che il paziente se n'è accorto, e sono proliferate una serie di pseudoscienze non basate in realtà su fondamenta scientifiche come l'omeopatia, dove però il paziente si riconosceva, perché queste pseudoscienze riportavano finalmente il paziente al centro dell'attenzione del medico. Il paziente come persona, persona non fatta solo di organi, ma fatta di fisico e di psiche. E quindi ecco che a quel punto la medicina si è accorta di questo grande errore
errore che ora dobbiamo rimediare per rimettere insieme tutte le competenze. Dobbiamo rimediare anche perché siamo di fronte a grandissime sfide. Abbiamo parcellizzato la scienza, abbiamo avuto un grandissimo sviluppo tecnologico, questo ha prodotto una grandissima marea di dati in tantissimi settori differenti, dati che sono una ricchezza straordinaria, enorme, prodotta proprio dall'alto grado di specializzazione, ma che ora noi non sappiamo analizzare, da cui ora noi siamo sommersi, perché siamo continuamente esposti a questa marea di dati di cui non sappiamo il significato. Sono veramente tanti? Sì, sono veramente tantissimi. Perché se pensate che oggi, ogni giorno, noi creiamo qualcosa come 2,5 quintilioni di byte di nuovi dati. Pensate che il 90% di tutti i dati disponibili in questo momento sul globo sono stati prodotti negli ultimi 2 anni e il rimanente 10% nei millenni precedenti. Quindi capite quello che sta succedendo. È una grandissima rivoluzione. Provate a immaginare come sarà fra qualche anno, quando questa capacità di accumulare dati aumenterà ancora di più a causa del grandissimo numero di sensori che noi abbiamo messo in tutto il mondo. Perché questi big data hanno le caratteristiche delle 3V, vale a dire il volume, questo volume così alto, ma anche la variety e la velocity. La variety che cos'è? È la fonte di questi dati, che può essere una fonte persona da persona, perché tutte le volte che noi parliamo con un amico al cellulare, o usiamo internet, o mandiamo un messaggio di posta elettronico, andiamo sui social network, trasferiamo delle informazioni da persona a persona. Oppure la variety consiste nel trasferimento dalla persona alla macchina, tutte le volte che usiamo una credit card, una smart card, tutte le volte che usiamo un device che comunica qualche nostro dato ad un sistema. Oppure la variety si trasmette macchina da macchina, e quindi i GPS e tutti i dati raccolti da tutti questi sensori di cui abbiamo invaso il mondo. Per fare qualche esempio, 2,9 milioni di mail mandate in un secondo, 50 milioni di Twitter mandati in un giorno. Ora, in realtà, tutte queste informazioni sono una grandissima ricchezza, perché se noi le potessimo analizzare bene, se noi trovassimo un modo per analizzarle veramente bene, conterrebbero la soluzione a moltissimi problemi dell'umanità, conterrebbero delle informazioni preziosissime per avanzare, per esempio, la medicina, la telemedicina, vi farò un esempio fra un momento, conterrebbero informazioni per poter coltivare cibo sulla terra per nutrire tutte le persone presenti sulla terra, e abbiamo sentito poco fa, conterrebbero le informazioni necessarie per sviluppare le telecomunicazioni, marketing di ogni tipo. Faccio l'esempio della telemedicina. Nella telemedicina tutti i sensori di cui noi potremmo nutrire una smart house per controllare e monitorare attentamente le persone che ci vivono, soprattutto le persone anziane a cui possiamo arrivare con più difficoltà e che hanno bisogno di grandissima assistenza. Ebbene, tutti questi segnali, tutti questi sensori che noi potremmo analizzare in remoto ci permetterebbero di avere dei parametri in tempo reale dello stato di salute di queste persone, curarle meglio, prevenire le malattie, diagnosticarle ancora prima che nascano e quindi contrastarle, migliorarle e quindi ottenere un sistema sanitario più utile, più valido per tutti, contenendo, dicono, la nostra spesa emergente sanitaria fino al 50%, quindi con un grandissimo risparmio. Ma non solo la telemedicina, ma tutte le altre scienze, per esempio i cambiamenti climatici. Ora, se noi avessimo, e già li abbiamo, sensori sparsi in tutto il mondo che ci permettono di monitorare la composizione dei componenti, dei gas presenti nell'aria, dei contaminanti del suolo, dei componenti degli oceani. Ebbene, noi mettendo assieme tutti questi dati con degli algoritmi che ci consentissero di analizzarli veramente bene, forse potremmo capire che cosa si altera, che cambia poi, che origina poi il cambiamento climatico, che origina l'innalzamento della temperatura. E quindi potremmo trovare un modo per prevenire il cambiamento climatico. E allo stesso modo, se noi potessimo prevenire i terremoti. Ora, noi sappiamo che i terremoti sono preceduti da una serie di segnali fisici, elettromagnetici e perfino biologici.
perché tutti sanno che gli animali sentono i terremoti prima che arrivino. Quindi se noi potessimo monitorare e registrare e decodificare tutti questi segnali con gli algoritmi giusti, ecco che, certo, non potremmo prevenire i terremoti, ma potremmo prevederli e potremmo salvare le popolazioni coinvolte. Quindi avremo grandissimi vantaggi dall'analisi di questi dati. Però, come in tutte le situazioni, c'è sempre un però. Ora, i nostri colleghi anglosassoni sono molto intelligenti in questo e dicono, oh, well, magnificent data, extraordinary data, it's an incredible amount of new data, very, very nice. However, e quando c'è quel however, quel tuttavia, quel but, allora iniziano i problemi. E noi qui abbiamo un grande however. Il grande however, il grande problema dei big data, l'imperfezione dei dati. Perché tutti questi dati, raccolti da tutti questi sensori sparsi nel mondo, hanno tante incongruenze, hanno tanti valori mancanti e soprattutto sono formattati in un modo diverso, per cui noi non riusciamo ad analizzarli, perché non riusciamo a capire il rumore di fondo, dove inizia e dove finisce, perché non riusciamo a togliere quel background che ostacola l'analisi dei dati. E quindi ora noi sappiamo che dobbiamo fare per poterli analizzare il munging, cioè questa trasformazione dei raw data, dei dati proprio crudi, in dati omogenei, armonizzati nel formato, che possano poi essere portati al processo di ingestion e di analytics. Ma perché non lo sappiamo fare? Proprio perché abbiamo parcellizzato le scienze. E proprio perché adesso, per analizzare tutti questi dati e creare quegli algoritmi così preziosi, abbiamo bisogno di nuove professioni. Abbiamo bisogno in particolare del data scientist, che ancora non esiste, che forse inizia a esistere nei paesi anglosassoni e anche un pochino in Europa, in Germania, forse in Francia, ma che in Italia non c'è ancora, e che è un po' l'uomo leonardiano che abbiamo visto prima, vale a dire un uomo che riassume in sé le caratteristiche di un artista, di uno scienziato, perché deve sapere di software, di statistica, deve sapere di algebra lineare, di tecniche e metodi di machine learning, ma deve sapere anche di umanesimo, deve sapere di comportamento, perché deve potersi interfacciare in maniera utile e proficua con tutti gli altri scienziati coinvolti delle varie discipline, con quei medici, quei biologi, quei geologi, quei climatologi di cui parlavamo prima, perché sono solo loro che possono dire al data scientist, ecco dove devi settare il background, ecco dove devi settare il rumore di fondo per poter trovare l'algoritmo giusto, la chiave giusta per leggere quei dati. E poi questo data scientist dovrà anche confrontarsi con altri professionisti, perché noi sappiamo che stanno emergendo problemi legali legati per esempio alla privacy dei dati, problemi informatici legati alla sicurezza dei dati e alla loro diffusione. E quindi dobbiamo tornare tutti insieme, dobbiamo riunire tutte quelle competenze che prima avevamo separato proprio a causa del grande sviluppo tecnologico. Dobbiamo tornare a un concetto di scienza e di ricerca diffusa. Quindi non solo le eccellenze, le punte di eccellenza che fino a questo momento abbiamo pensato fossero l'unica cosa da promuovere, come quando sei in un deserto e vedi da lontano le piramidi, e di queste piramidi vedi solo la punta luccicante in lontananza, luccicante perché è la punta dorata della piramide, tu vedi solo quella, ma non vedi sotto la piramide fatta di mattoni, di ruvidi mattoni. Quella è la scienza, la ricerca diffusa che tutti noi dobbiamo creare, armonizzando i nostri sensori, lavorando insieme, integrandoci fra di noi, perché solo facendo così che dalla scienza diffusa poi si origina l'eccellenza ed è quella che ci permetterà di vincere.